Avete sentito? Aspettate, riascoltiamo. Oh sì. Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e questo era il suono della Desert Eagle quando fate un'uccisione. Boom, boom, due colpi in petto. Ragazzi, questa non è una pistola, questo è un cannone portatile. È vero, il rinculo è forte, tant'è che il personaggio, poverino, deve tenere la pistola con due mani, altrimenti gli partirebbe in faccia. Ma questo è un gioiellino. È la mia pistola che ormai uso su tutti i kit. Per due semplici motivi. 9 colpi nel caricatore, che sono davvero tanti, per un danno equivalente a quello della Magnum, quindi un headshot è un'uccisione sicura a qualsiasi distanza. Mentre due colpi in petto, da vicino, saranno un'uccisione. Ma nessun ritardo sul colpo. 9 colpi nel caricatore al posto di 6. Un rateo di fuoco non altissimo, ma abbastanza sostenuto. E, ragazzi, un divertimento assicurato. Con un mirino che, se non vi va bene quello iniziale, che ok, non piace nemmeno tantissimo a me, basta che mettete il Ghost Ring e siete a posto, quest'arma è una bestia. Io, per sbloccarla, vi consiglio di andare in un server solo pistole, quando avete già ovviamente sbloccato l'unica 6, e iniziare a giocare lì a caso con l'unica. Dopo un po' automaticamente farete degli headshot, perché se vi va bene o vi va male, una volta ogni tanto ne fate uno. Basta mirare un po' di più e nel giro di mezza partita avrete sbloccato la Desert Eagle. Non è davvero difficilissimo fare quell'uccisione con i colpi in testa con la unica. Anche la unica è buona, ma la Desert Eagle secondo me è decisamente meglio. Una volta che l'avrete sbloccata, ragazzi, ve ne innamorerete, perché può essere usata persino come arma primaria. Io non ho trovato difficoltà ad affrontare un AEC da vicino con la Desert Eagle. Perché? Perché nel tempo che io sparo, pam pam, il rumore che avete sentito all'inizio, e quello è morto, quello non si muove più, è stecchito. Quest'arma merita davvero di essere usata da tutti. Da qualsiasi distanza un headshot ucciderà il vostro bersaglio, quindi vi consiglio di allenarvi a fare quegli headshot, perché, ragazzi, un colpo, un morto, è come un cecchino. Ed è una pistola, una secondaria. Questo significa che voi potete tenere una primaria a vostra scelta e avere poi la Desert Eagle, che magari non avrà il tempo di ricarica più corto, ma ragazzi, se avete un FAMAS in confronto ci mette molto di più a caricare. Vi consiglio davvero di provarla, vi consiglio di sbloccarla in fretta, anche se penso che l'avrete già sbloccata tutti. E vi consiglio di divertirvi. E ragazzi, se voi avete una Desert Eagle in un server solo pistole e gli altri non ce l'hanno, sono kill facili. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao.